Direttore della banca di credito cooperativo di Acquara, ritorna il consueto appuntamento di inizio anno. Non ci resta che fare un bilancio sulle attività dell'ultimo anno e anche sulle prospettive future per quanto riguarda la banca di Acquara. L'anno 2019 è andato benissimo, dobbiamo dire che la crescita è stata consistente sia nei depositi della gente, sia soprattutto nei prestiti alle persone, alle aziende, alle piccole e medie aziende. Anche il numero di clienti, il numero di conti correnti, tutto in crescita, vediamo stasera, poi proietteremo tutte le slide possibili e immaginabili. L'anno prossimo contiamo di fare altrettanto, insomma, per noi sarebbe già tanto se replicassimo gli ottimi risultati dell'anno 2019. È iniziato da pochissimi giorni il 2020, quali novità possiamo già svelare agli utenti della BCC di Acquara? La prima novità è che entro il mese di gennaio apriremo lo sportello di Capaccio 2, quello sotto la sede amministrativa, e poi a febbraio apriremo quello di Agropoli, cioè aprire due nuovi sportelli. In questo momento in cui tutte le grosse banche chiudono moltissimi sportelli, noi ancora apriamo qualche sportello, ancora facciamo qualche assunzione, vuol dire che già è qualcosa di molto positivo e di anticiclico. Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Acquara, Luigi Scorziello, è da poco finito il 2019, facciamo un bilancio su quest'anno appena trascorso. Come al solito, tutti i bilanci degli ultimi 42 anni di questa banca sono positivi. Questa è la cosa importante, positivi in tutti i sensi, a parte i propri numeri del bilancio, ma positivi perché alla fine il risultato è quello che poi ti dà, diciamo, mette tutto in ordine con tutte le problematiche, le difficoltà che ci sono. La nostra banca sta mantenendo bene le difficoltà che abbiamo avuto, voglio dire il passaggio del gruppo, quindi nel nuovo gruppo bancario, gli adempimenti, gli adeguamenti, c'è stata una marea di adeguamenti, di adempimenti da fare. Stiamo andando avanti bene, la cosa importante è che siamo sempre, rimaniamo fermamente fermi sulla fascia 1, quindi siamo nella fascia ottimale. E quindi è una banca che cresce, una banca ma cresce, a parte con i numeri, cresce soprattutto nel consenso della gente. Presidente, questa sera incontrerete gli amici della BCC di Acquara durante la festa di inizio anno. Quale sarà il messaggio che darete per quanto riguarda le prospettive future della BCC di Acquara? Ma vedete, questa è proprio perché è una festa di inizio anno. Qual è il segnale? Il segnale è che è una banca in salute, è una banca che cresce sempre di più. A breve, nei primi mesi adesso di questo nuovo anno, apriremo questi altri due sportelli. Quindi il personale in 2 anni è aumentato di altre 20 unità. Voglio dire, è una banca che sta crescendo, una banca che trova consenso, è una banca organizzata, è una banca che si è concentrata sempre di più in qualità anche del personale che abbiamo, quindi sta rispondendo bene a tutto. E quindi voglio dire, credo che adesso con maggiore soddisfazione possiamo dire che siamo e continuiamo soprattutto ad essere una banca del territorio, sempre vicine alle aziende, ma quello che ci dà forza di più è il sostegno della gente. Il sostegno della gente è veramente importante perché dovunque andiamo troviamo consenso, e il consenso oggi è molto importante.